alla serata finale del Festival Creazioni 2019-2020. Sono qui nella chiesetta di San Salvatore a Loseto in presenza di Carmen De Sandi, direttrice artistica nonché ideatrice del Festival Creazioni. Quello che abbiamo appena visto è il video promo che è stato girato in conclusione alla prima sessione di questo festival. Ora vorrei chiedere un po' a Carmen di raccontarci questo festival, come è nato e soprattutto qual è il suo obiettivo e come si è strutturata l'edizione di quest'anno. Intanto buonasera a tutti e grazie ad Alessandra per aver accettato di collaborare in questo progetto. E Festival Creazioni è un progetto che nasce nel 2017, in realtà in una formula molto più piccola, in quanto era un progetto itinerante che abbiamo realizzato all'interno di altri contenitori quali festival o rassegne, in cui abbiamo realizzato dei laboratori urbani coinvolgendo appunto i cittadini per la realizzazione di un'azione performativa di teatro e di danza. Successivamente nel 2019, grazie al progetto di reti civiche urbane in cui si è svolto il festival, alla rete civica, quarto municipio, progetto Echia, sono riuscita in qualche modo a portare a termine un obiettivo, cioè quello di poter realizzare diverse residenze coinvolgendo artisti pugliesi e quindi poter dare a questo festival come dire, uno sguardo che andasse oltre semplicemente la danza, ma potevamo coinvolgere pittori, fotografi, musicisti. E quindi l'obiettivo principale è quello di mettere in relazione le persone, di mettere insieme gli artisti e anche la comunità e creare questo legame tra loro. E la mission di queste residenze è trasformare completamente gli spazi pubblici, dandogli una nuova funzione e dandogli anche una nuova estetica, quindi portare dei processi estetici all'interno di spazi pubblici e condividerli con i cittadini. Certo. Cerchiamo di entrare un po' nel vivo di questo festival e di queste residenze che ora analizzeremo insomma una per volta. Queste tre residenze hanno coinvolto dei luoghi in particolare. Quale zona è stata coinvolta dalle tre residenze? Per questa seconda sessione abbiamo deciso di concentrarci molto sul territorio cercando di esplorarlo tutto, infatti è stata davvero una scoperta. Abbiamo lavorato all'interno dell'ipogeo dei Romiti, che si trova a Carbonara, all'Istituto Calamandrei, che è un istituto tecnico commerciale che è appunto sempre nel quartiere di Carbonara, e nell'ex IPAB Aldo Moro, che è una struttura abbandonata che si trova nel quartiere di Cile del Campo. E mi faceva piacere appunto coinvolgere anche Loseto, quindi ecco perché oggi siamo qui. Certo, abbiamo parlato quindi di residenze, ma andiamo ad analizzarle una per volta. La prima residenza ha coinvolto uno street artist e si è svolta proprio all'interno dell'istituto Calamandrei che esatto. Carmen ha citato. Vuoi raccontarci un po' nel dettaglio questa residenza, come si è svolta e ha avuto come protagonista un giovane artista? Esatto, come dicevo prima, il mio obiettivo era coinvolgere artisti pugliesi che conoscessero in qualche modo Bari o che provenissero da comuni limitrofi. Lui è un artista molese molto molto interessante che ho conosciuto in occasione di altre rassegne, altre residenze che abbiamo condiviso insieme. E lui ha esplorato questo territorio, ci siamo chiesti come potevamo coinvolgere la comunità, perché questa residenza in realtà doveva essere realizzata a marzo 2020, quindi prima dell'esplosione del Covid, e quindi abbiamo deciso di realizzarla ugualmente, non coinvolgendo i ragazzi dell'Istituto Calamandrei. E abbiamo deciso di mantenere quello che era un po' il soggetto che lui aveva proposto sin dall'inizio, e cioè la stretta di mano. Il progetto si chiama Links, collegamento.
È un progetto veramente molto interessante in cui l'unione di queste due mani si trova al centro dell'opera, che poi si sviluppa verso l'esterno attraverso le braccia che in qualche modo si sgretolano, e queste due mani si incontrano e hanno colori, stili completamente diversi. Bene, ma andiamo a vedere ora nel dettaglio di cosa si tratta attraverso questo video che ci mostrerà appunto Vito Battista nella realizzazione di questo fantastico murales. Quello che abbiamo appena visto è il video che ritrae Vito Battista, lo street artist di cui abbiamo parlato poco fa, nella realizzazione di questo murales. Ma abbiamo subito in collegamento proprio Vito Battista insieme al professor Carlo De Nitti, il preside dell'Istituto Calamandrei, nonché alla professoressa Adriana Dalmaso, vicepreside dell'Istituto Calamandrei. Vorrei insomma discutere con loro per capire che ruolo, che importanza ha questo murales per la scuola, e oltre a salutarli, come prima cosa mi piacerebbe chiedere proprio a Vito, l'artista di questa residenza, come mai ha scelto proprio l'Istituto Calamandrei dopo aver analizzato una serie di location sul territorio, e che legame c'è tra il suo murales, che è un'immagine molto forte, quella della stretta di due mani, e appunto questa location. Allora, innanzitutto io penso che a scuola, soprattutto in quella fase della vita che è l'adolescenza o la post-adolescenza, io credo sia un momento in cui i ragazzi o comunque gli individui inizino veramente a avere a che fare con, a confrontarsi con quelle che sono le differenze, ecco, anche se lo metto tra molte virgolette, perché la parola differenze può essere anche una parola brutta, le differenze sociali, nel senso che purtroppo noi viviamo in un mondo in cui esistono ancora delle differenze sociali, e quello che voglio dire è che i ragazzi iniziano ad affrontare questo tipo di tematiche probabilmente in quel periodo della loro vita, e quindi penso sia la prima cosa che rende il mio lavoro, insomma, rende quel posto, quel terreno fertile per il mio lavoro. Questo sia, penso sia il primo motivo. Dopodiché, uno dei motivi è sicuramente il fatto che è inevitabile che in posti come la scuola ci siano dei ragazzi che possano essere attratti da quel tipo di estetica, da quel tipo di lavori. Quindi, insomma, noi avevamo progettato questo intervento prima del Covid, di conseguenza, come sappiamo tutti, penso, bene, il laboratorio
nel laboratorio noi avevamo pensato di coinvolgere i ragazzi, e quindi questo era un altro motivo, proprio il poter avere a che fare con dei ragazzi, poter tramandare quello che è la mia passione, che è nata proprio in quel periodo della mia vita, o poco prima. Tramandarla ai ragazzi e poterla condividere con loro, poter condividere sia l'aspetto tecnico, pratico, ma anche l'aspetto, insomma, emotivo di quello che faccio. Quindi questo è il secondo motivo, altrettanto importante quanto il primo. E poi, vabbè, insomma, ho visitato la location, mi sembrava. Con lo spot in particolare mi sembrava molto carino perché comunque è al centro, è un posto molto visibile nell'ambiente scolastico. Quindi, diciamo che questi sono i tre motivi principali che mi hanno portato a scegliere quel posto lì. Ovviamente poi confrontandomi con Carmen e con chi sta dietro al progetto, insomma. Grazie Vito. Ora volevo cedere la parola a Carmen perché so che insomma, aveva voglia di porre delle domande al preside e alla vicepreside proprio in merito a questa residenza. Sì, infatti, ci tengo molto perché non è un fatto comune che un istituto tecnico, oltretutto indirizzo alberghiero, si interessi a questo tipo di progettualità, tanto da accoglierci, perché nella prima sessione l'Istituto Calamandrei è diventata la nostra casa. Noi abbiamo creato un laboratorio in cui abbiamo creato le nostre opere e abbiamo avuto accesso a diversi spazi. E quindi mi piacerebbe sapere perché il professor Carlo De Nitti ha scelto di accoglierci e di conseguenza qual è il futuro dell'arte in questo territorio, come si pone la scuola in questo senso e qual è il suo ruolo sul territorio. La ringrazio di questa opportunità di far conoscere sempre meglio questa scuola a tutto il territorio del municipio, comunale e metropolitano. Le motivazioni che hanno spinto me, d'intesa con l'intero staff di dirigenza, ad accogliere questo progetto residenziale nella sede Piero Calamandrei dell'istituto, in modo tale che Calamandrei fosse un po' la casa. E da ricercare, le motivazioni sono da ricercare nell'idea tutta pedagogica che sostiene la mia azione lavorativa, la mia azione dirigenziale, quella di una scuola comunità che interagisce con la più ampia comunità civica, offrendo il massimo delle opportunità di crescita scolastica, professionale, umana a tutti i suoi discenti e al contesto territoriale nel quale essi vivono, che nel nostro caso è il quarto municipio. Interagire con la comunità territoriale di appartenenza è un po' come dire la mission della scuola che questa scuola si è data e che si ritrova tra l'altro in tutti i suoi documenti ufficiali, dal rapporto di autovalutazione, al piano di miglioramento e quant'altro. Il ruolo nostro nell'ambito della vita culturale del quarto municipio. Noi aspiriamo ad essere massimamente presenti e incisivi nella vita culturale e non solo di tutti i cittadini del quarto municipio. La partecipazione a questo progetto residenziale che ha visto il Calamandrei come gli alunni del Calamandrei come protagonisti è la testimonianza di questo intendimento. Questo istituto, che ho l'onore di dirigere da 6 anni, è sempre partner di tutte le iniziative pedagogiche del quarto, tra virgolette, del quarto municipio e delle associazioni, degli altri soggetti istituzionali che agiscono sul territorio. Tanto nella precedente consiliatura, quando l'amministrazione municipale era guidata dall'avvocato Nicola Acquaviva, tanto nella presente con la professoressa Grazia Albergo, presidente del quarto municipio. A entrambi il ringraziamento dell'istituto e mio personale per quanto abbiamo agito in precedenza, per quanto stiamo realizzando e per quanto realizzeremo in futuro. Colgo questa preziosa occasione per ribadire l'offerta dell'auditorium di questa scuola, che consta di un palco di ben 200 posti, per la realizzazione e la fruizione di attività e spettacoli teatrali anche in orario serale per gli abitanti del quarto municipio.
La ringrazio, Preside, per il suo intervento. Per me è stato veramente importante averla qui, così come è importante per me avere anche Adriana Dalmaso, la vicepreside, che ha collaborato, ha stretto contatto con noi. E mi piacerebbe sentire un po' quali sono state le sue impressioni rispetto alla reazione delle famiglie degli allievi dell'Istituto Calamandrei che hanno lavorato con noi, e in generale qual è, secondo lei, il futuro del legame tra arte e comunità di questo territorio? Ovviamente l'impatto è stato positivo e direi stupefacente. Perché? Perché il messaggio green di questo progetto si è andato proprio a incastrare perfettamente con quella che è la green philosophy, diciamo, della nostra scuola e che noi seguiamo da anni, sia a livello di proprio educazione al rispetto dell'ambiente, ma anche come delle sane abitudini alimentari, del rispetto del pianeta, eccetera, eccetera. E quindi, avendo l'opportunità i ragazzi di interagire quasi quotidianamente con gli artisti durante le residenze, hanno provato in qualche maniera il passaggio dalla teoria alla pratica. Cioè, faccio un esempio, il recupero di oggetti dismessi, obsoleti, che vengono trasformati, ad esempio, in strumenti musicali, francamente è stata una rivelazione per loro e chiaramente anche per i docenti. O il trasmettere questo tipo di messaggio attraverso il laboratorio di teatro danza è stato spettacolare. Cioè, io ho visto genitori commossi, ho visto le famiglie veramente presenti. Veramente avevano la gioia di accompagnare il pomeriggio i loro figli che venivano qui, insomma, che seguivano il progetto durante le attività, perché sentivano che i ragazzi ci credevano, perché questa cosa stava facendo crescere questi ragazzi. Quindi è chiaro, quanto è significativo mantenere questa relazione con l'arte e con gli artisti. E beh, questa cosa ovviamente va mantenuta perché questo progetto ha dimostrato che l'arte è qualcosa di affascinante che però aiuta tantissimo a crescere e soprattutto trattandosi quasi esclusivamente di alunni dell'indirizzo professionale, ha dimostrato che l'arte davvero raggiunge tutti, tutti, a prescindere da qualsiasi indirizzo di studio, da qualsiasi propensione che si possa avere, che si possa pensare di avere. Cioè l'arte è davvero universale. Quindi, insomma, noi assolutamente questo legame con l'arte, con gli artisti in particolare, che approfitto ancora una volta per ringraziare, lo vogliamo mantenere. Bene, ringrazio insomma anche la vicepreside, oltre che il preside, per i loro interventi. E ora abbiamo il piacere di avere in collegamento anche Damiano Porcelli, che si è appena appunto collegato. Lui è autore delle musiche che abbiamo ascoltato nel video che ritraeva Vito Battista nella realizzazione del suo murales. Vorrei chiedere a Carmen che ruolo ha avuto Damiano Porcelli, prima di poter dare la parola a lui, in questo progetto. E in generale un po' anche nel festival. Sì, Damiano Porcelli è un ragazzo che si è avvicinato nella prima sessione del festival alla residenza di musica insieme a Giuseppe Pascucci, che sarà con noi più tardi. Il progetto che è stato sviluppato in quella residenza ha il titolo Replay. Loro hanno utilizzato dei materiali di scarto per realizzare musica. Il progetto è andato avanti e, pur non essendo un musicista professionista, ha legato molto con Giuseppe Pascucci e hanno creato questo duo che tuttora esiste e sperimenta, e hanno realizzato appunto per noi le musiche non solo in realtà per il lavoro di Vito Battista, ma anche per il promo che abbiamo visto della prima sessione del festival, nonché anche del reportage che vedremo successivamente.
Bene, ma andiamo proprio a chiedere a Damiano, insomma, come è nato questo progetto musicale, un progetto quindi in itinere, in base a quello che ci diceva Carmen, e quali potrebbero essere anche gli sviluppi futuri eventualmente di questo progetto musicale? Allora, il progetto è partito chiaramente all'interno del Festival Creazioni, nella prima fase del festival, attraverso la residenza di musica con Giuseppe Pascucci. È stata un'esperienza, dal mio punto di vista, entusiasmante perché, essendo appassionato di musica, ma essendo un dilettante praticamente, non un professionista, ho sempre avuto voglia di confrontarmi con professionisti e imparare sempre più cose e esplorare un po' quello che è l'esperienza musicale. E appunto, attraverso il Festival Creazioni ho avuto l'opportunità di partecipare ad un progetto musicale molto interessante e sperimentale, una cosa che ho sempre avuto a cuore, appunto, affrontare la musica da un punto di vista sperimentale. E siamo partiti dal raccogliere elementi che non, di partenza non sono strumenti, non sono elementi musicali. Nello specifico abbiamo raccolto rifiuti. E abbiamo un po' esplorato quello che potesse essere la musicalità di ogni singolo elemento raccolto in maniera tale da costruire una sorta di ensemble musicale e poter costruire dalla musica. È un progetto che, sebbene sia semplice da un punto di vista concettuale, è aperto a tantissime forme musicali, perché ogni singolo elemento, ogni singolo rifiuto può produrre un certo tipo di suono a seconda di come lo si utilizza. Quindi è una sorta di esplorazione della materia. Un'esplorazione musicale della materia è il confronto tra diversi materiali può portare diciamo, allo scoprire nuove forme di musica. Quindi il progetto è partito semplicemente da raccogliere materiale di risulta, materiale che potesse essere, tra virgolette, di scarto, e esplorare appunto i diversi livelli musicali di ogni elemento. Spero che questo progetto appunto possa continuare e mi sento di dire che almeno finora tutto quello che è stato prodotto da me, Giuseppe, ha avuto un esito molto positivo e mi sento di dire che questa collaborazione è partita da una base abbastanza solida e spero di continuare appunto col progetto. Bene, allora ringraziamo tutti gli ospiti che abbiamo avuto in collegamento per parlare un po' di questa prima residenza Lynx. Ora andiamo ad analizzare la seconda residenza che ha fatto parte del Festival Creazioni 2019-2020. Una residenza molto importante, molto particolare, complessa, che ha visto protagoniste diverse forme d'arte. È la residenza di videoarte che ha dato vita appunto ad un video intitolato Pertuso, di cui abbiamo come protagonista proprio la nostra Carmen De Sandi, insieme però ad altri due artisti, Giuseppe Pascucci, che si è occupato dell'aspetto musicale, e Fabio Caccuri, che è colui che ha realizzato il video. Li avremo successivamente in collegamento, quindi avremo modo di parlare con loro di questi aspetti, ma vorrei subito chiedere a Carmen cosa ha significato per lei realizzare una performance all'interno di un ipogeo sotterraneo. Parliamo dell'ipogeo dei Romiti di Carbonara.
È una location molto particolare, è una location molto suggestiva e è stato veramente molto interessante sviluppare questo progetto. Quando abbiamo iniziato non avevamo idea di cosa avremmo potuto realizzare. È una location che mi ha ispirato tanto in termini di movimento, ma anche penso di poter parlare anche a nome degli altri. Perché è una location che offre tantissimo sulla quale lavorare. Sono due aree distinte in cui c'è una chiesetta rupestre veramente incantevole e c'è un'altra area in cui probabilmente si pensa ci fosse diciamo, venisse abitata, quindi ci fossero anche persone che vivevano in quell'area. Quindi ci sono molte nicchie, ci sono degli ambienti molto interessanti e quello che subito è saltato all'occhio è il rapporto dello spazio con la luce. La luce e le ombre sono state protagoniste di questo progetto e sono state un'indicazione per me per sviluppare il movimento all'interno di questo luogo. È un'esperienza, è stata veramente un'esperienza molto interessante che non avevo mai fatto perché è un luogo anche complesso, difficile da gestire, tocchi la pietra si sgretola, quindi è molto delicata la superficie ma allo stesso tempo è forte. È stato davvero molto interessante e sono felicissima di aver condiviso questo progetto con Giuseppe Pascucci, che oltre che un collega è un caro amico, così come Fabio Caccuri, che ha contribuito tantissimo nello sviluppo di questo progetto, proprio per chiarire le idee rispetto a quello che volevamo presentare. Certo. E come si è svolta la realizzazione di questo video? Cioè voi siete stati lì diversi giorni per girare, fare delle prove, immagino in quanto tempo è stato realizzato il tutto? Abbiamo realizzato questo progetto in circa due o tre settimane, nonostante le difficoltà anche di spostamento in questo momento. Abbiamo sfruttato i momenti di luce per poter ritrovare quella condizione, diciamo, dello spazio che ci serviva per poter creare quell'illusione che stavamo cercando di riprodurre e abbiamo lavorato senza luce artificiale, quindi solo con la luce naturale. E questo quindi ha comportato dover organizzare il tutto in determinate ore della giornata. È un buon luogo molto umido, quindi un po' ostico, ma è stato veramente molto, molto piacevole. Bene, bene, quindi credo insomma sia proprio il caso di poter vedere attraverso un video che lanciamo subito di cosa si è trattato, quindi abbiamo la possibilità di vedere attraverso questo video la realizzazione appunto di Pertuso.
Quello che abbiamo appena visto, come vi dicevamo poc'anzi, è appunto il video prodotto dalla seconda residenza artistica del Festival Creazioni, Pertuso. Un video che è stato realizzato da Fabio Caccuri e ovviamente vede come protagonisti Carmen De Sandi e Giuseppe Pascucci. Abbiamo ora in collegamento proprio Fabio Caccuri e Giuseppe Pascucci, che salutiamo. A loro vorrei porre delle domande, in particolar modo chiedendo a Giuseppe Pascucci che cosa ha significato scrivere in qualche modo una partitura sonora per un progetto che ha vita quasi sottoterra. Per quanto riguarda Pertuso, ho pensato di concerto con gli altri due artisti in residenza, in questo caso sono Fabio e Carmen, di provare a immaginare un suono che stimolasse in un certo senso la profondità dello sguardo e quindi una percezione ambientale tridimensionale e le due linee presenti dentro l'immagine, che sono ovviamente l'architettura proprio del luogo e la figura umana che si muove verso il Pertuso, per appunto. Quindi acusticamente ho immaginato dei suoni che si spostano nello spazio, quindi un suono che si avvicina, un suono che si allontana, e all'interno un flusso piuttosto indeterminato di suono, nel quale ogni tanto emergono degli elementi melodici che rimandano ad un ipotetico passato non conosciuto, diciamo una melodia che ha un suono antico. Il tutto è molto cadenzato, come se ci fosse un tempo che passano, come se ci fossero incedere. Quindi ci sono più o meno quattro linee che interagiscono per ogni quadro dell'opera. E ho utilizzato semplicemente il mio strumento, no? la chitarra. Ovviamente è tutto in corso d'opera, perché per rendere in maniera dettagliata una sorta di sensazione di zoom acustico, c'è bisogno di fasi di lavorazione, di studio proprio del percorso che deve fare il suono, considerato anche che verrà fruito da dispositivi che hanno molto spesso un'interfaccia stereo semplice, quindi due casse, oppure dal telefonino. E quindi niente, quello che andrete a vedere è un lavoro ancora in fase di elaborazione, sia da un punto di vista visuale che da un punto di vista coreografico, oltre che da quello che mi riguarda, acustico. Bene, grazie Giuseppe del tuo intervento. Ora volevo passare, insomma, a porre una domanda a Fabio Caccuri, che è colui che ha realizzato proprio il video di Pertuso, un po' in qualche modo la regia, quindi l'anima, colui che ha scelto il punto di vista di questo progetto. Quindi volevo un po' chiedergli cosa ha voluto raccontare, in che modo ha individuato il punto di vista, la prospettiva delle immagini che poi raccontano Pertuso. È stato molto interessante il processo, perché comunque quando si lavora a più mani, in questo caso a sei mani, è interessante, soprattutto perché comunque si sono messi in connessione proprio media differenti, quello corporeo con la danza di Carmen De Sandi, quello acustico con Giuseppe Pascucci e poi l'aspetto visivo che ho curato un po' più io. Però in realtà, chiaramente, per ognuno di questi aspetti, ognuno ha avuto la possibilità di suggestionare il lavoro dell'altro, dell'altri in generale, in maniera tale che poi i vari livelli fossero veramente in qualche maniera sovrapposti e che interagissero. Questo. Dal punto di vista, diciamo, visivo, abbiamo individuato all'interno, diciamo, dello spazio scelto quelli che erano un po' gli spot più interessanti, anche in questo caso, sia dal punto di vista, diciamo,
dell'immagine, sia dal punto di vista delle possibilità di movimento. Diciamo, gli elementi che abbiamo ritenuto, diciamo, prioritari per la scelta sono stati i giochi di luce e ombra, fondamentalmente. Infatti, l'idea pure del lavoro per Tuso parte comunque da un lavoro pregresso fatto con Giuseppe e Carmen rispetto a quello che è l'idea di Ludus, piuttosto che nei vari progetti che portiamo avanti insieme. Quindi diciamo che eravamo già abbastanza abituati a comunicare, a lavorare insieme, e questo ci ha garantito, diciamo, un'efficienza molto, molto alta. Che dire... Sì, poi effettivamente questo aspetto, diciamo, la parte di video vera e propria in questo caso è comunque autoriale, perché abbiamo definito tutti i vari aspetti della scena a priori, cioè non è stato un lavoro improvvisato, abbiamo proprio individuato le tempistiche giuste, gli spazi da utilizzare rispetto a quelle tempistiche, e chiaramente tutto questo lavoro pregresso è confluito in ogni aspetto, che sia il movimento, che sia la musica e che sia l'immagine che vedrete, insomma. Ringraziamo tutti gli ospiti in collegamento e passiamo ad analizzare quindi la terza residenza che ha fatto parte di questo festival Creazioni 2019-2020. La terza residenza è una residenza fotografica che ha visto protagonista Giuseppe Chirico, un giovane fotografo, il quale ha avuto modo di analizzare il territorio e di scegliere una location molto particolare. Vero, Carmen? Sì, con Giuseppe, anche con lui abbiamo fatto una bella passeggiata nel quartiere, cercando di individuare un luogo da raccontare, e lui ha scelto l'ex IPA Baldo Moro, che è un edificio, un grosso edificio mastodontico abbandonato da circa 40 anni. Noi ricordo con Giuseppe tempo fa avevamo pensato di utilizzare questa location perché è veramente molto affascinante, perché racconta un po', racconta il territorio, racconta quella parte del quartiere che è stata dimenticata. Quindi sono molto contenta che lui abbia scelto questa location, dato che sin dall'inizio avrei voluto utilizzarla io. E tra l'altro il titolo di questa terza residenza è Lost Souls, un nome molto particolare, ma per avere un po' idea di quello che è stata la realizzazione di questo progetto abbiamo un video che andiamo subito a lanciare, che ci permetterà di vedere Giuseppe Chirico all'opera e soprattutto il risultato del suo progetto, della sua residenza fotografica.
Abbiamo il piacere di avere in collegamento l'autore di questi scatti fotografici, che è appunto Giuseppe Chirico. Ciao Giuseppe, volevo subito insomma passare a farti qualche domanda, perché sicuramente la tua residenza è interessata, come dicevamo poco fa, un luogo molto particolare. E quindi insomma magari lascio a Carmen questa prima domanda proprio sulla location. Ciao Giuseppe, e come sai sono molto contenta della scelta che hai fatto per la tua residenza, e che ho trovato incantevole questo abbinamento tra la decadenza e la bellezza. Quindi volevo sapere come mai, poi, fra tanti territori che abbiamo visto insieme, appunto, hai scelto di condurre in questo luogo il tuo progetto. Allora, perché ho scelto questo posto? In realtà la prima volta che sono arrivato lì a Carbonara per incontrare Carmen, mi sono imbattuto in questa struttura enorme, che era circondata dalle strade urbane trafficate normalmente, quindi subito mi aveva colpito perché era davvero enorme. Il primo pensiero che ho fatto è stato proprio quello di collegare questa struttura che si trova al centro della città, cioè in una zona trafficata, abitata, era quella di immaginarmelo come un fantasma che tutti potevano vedere, perché era è chiarissimo, è facile vederlo, perché però nessuno lo notava, quindi era lì al centro e nessuno lo notava. Io volevo invece chiedere a Giuseppe in che modo questo progetto, comunque la sua idea iniziale, è cambiata nel tempo, perché è un progetto che ha coinvolto anche altre persone, che immagino che insomma il confronto con tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto ti abbia poi portato ad elaborare, anche a modificare magari l'idea iniziale. Quali sono stati gli input e gli stimoli che sono venuti fuori appunto dal confronto con le persone che sono state coinvolte, se vuoi appunto anche citarle e ricordarle? Sì, in realtà la collaborazione è stata la chiave del progetto, perché appunto io sin da subito mi sono affiancato al mio amico e collega Luca Borrello, con la quale abbiamo portato avanti diversi progetti negli anni, quindi abbiamo sempre creato insieme. Infatti appunto il progetto ha avuto inizio proprio dopo il primo sopralluogo, perché entrambi siamo stati affascinati dal luogo e abbiamo immaginato come se all'interno della struttura ci fosse qualcuno che rappresentasse l'anima del luogo, quindi l'anima della struttura. E quindi l'anima dell'edificio diventava un'anima umana, una persona fatta in carne e ossa, e ci siamo immaginati, diciamo, quest'anima, questa persona che aspetta il momento di ritornare alla bellezza originaria, come se, diciamo, aspettasse qualcuno che la salvi dal tempo che in realtà pian piano la sta deteriorando. Quindi questa è stata poi l'idea, cioè la linea guida del progetto, e da qui appunto il nome Lost Souls, quindi anime perdute, che siano sia le anime delle persone, della persona che rappresenta la struttura, che è la struttura stessa, quindi l'edificio. Ovviamente poi abbiamo pensato subito che serviva qualcosa per caratterizzare anche l'essere umano, quindi l'anima umana, perché il luogo ha, appunto, come ho detto prima, ha una forte... come dire, ha una forte estetica, quindi ci sono dei muri distrutti, vetri fatti a pezzi, è molto, molto forte il suo impatto, quindi si arriva a un qualcosa da abbinare che sia altrettanto forte, e per questo abbiamo capito che serviva studiare un abito, sì, un abito adatto all'anima del luogo. Ed è per questo che ci siamo rivolti ad Aurora Borrello, che lei è una make-up artist e ha mille abilità, mille capacità, e quindi poi abbiamo dovuto scegliere il soggetto
che abbiamo scelto Abir of Diet, scusami se sbaglio la pronuncia, è stata da subito disponibile. Lei appunto rappresenta la bellezza, una bellezza che in un certo senso il luogo ha poi perduto con il tempo. E quindi nelle diverse pagine del progetto abbiamo prima concentrato l'attenzione sul soggetto, sulla bellezza, poi sulla bellezza architettonica, su alcuni dettagli che rimarcavano gli aspetti principali del luogo, che sia la bellezza architettonica, ma anche il degrado, in un certo senso. Quindi abbiamo contrapposto queste due figure per poi unirle nelle pagine successive. Bene, ringraziamo Giuseppe Chirico per essere stato con noi in collegamento e per averci un po' raccontato la sua residenza, il suo progetto. Con questo collegamento chiudiamo un po' il racconto e la presentazione delle tre residenze artistiche che hanno fatto parte del Festival Creazioni 2019-2020. Ma per darvi un po' l'idea di cosa questo festival ha rappresentato, di come si è svolto e per avere una panoramica generale di tutto il progetto, è stato realizzato un reportage girato sempre da Fabio Caccuri, che è molto interessante, che a breve avremo la possibilità di visionare insieme. Successivamente ci sarà un collegamento con Grazia Albergo, presidente del quarto municipio, quindi vi invitiamo poi a rimanere ancora collegati dopo la visione del reportage. Ma prima di farvelo vedere, volevo un po' chiedere a Carmen qual è l'importanza di questo reportage, perché so che oltre alle interviste di tutti i vari artisti è presente anche l'intervento dell'ingegner Raffaele De Rosa. Come è importante questo intervento? Questo intervento è importante perché il festival nasce, come dicevo prima, con un obiettivo, cioè condividere il processo creativo con il pubblico. Raffaele De Rosa nella residenza di Video Art è stato un elemento estremamente importante perché ci ha raccontato la storia di questo luogo. E quindi abbiamo deciso di dedicare a lui un momento per riportare delle informazioni storiche, ma anche per raccontare qual è la condizione attuale di questo luogo, che purtroppo al momento rimane, come dire, non valorizzato, e questo è veramente un peccato. So quanto lui ci tenga, quindi ci sembrava giusto davvero coinvolgerlo in questo progetto. Il reportage è un tentativo di essere vicini ai cittadini e condividere con loro quello che abbiamo fatto. Fabio Caccuri ha realizzato questo reportage mettendo in evidenza una cosa importante, cioè l'identità di tutti gli artisti e l'identità dei progetti. Ed è questa la forza e l'importanza di questo ultimo lavoro che presentiamo. Bene, andiamo subito allora a vedere questo reportage e vi ricordo di restare in collegamento perché avremo ancora un ospite nella conclusione di questo evento. Ovviamente quello che ho disegnato fa riferimento stilisticamente a quello che è il mio percorso. Il mio percorso nasce dai graffiti, quindi dallo style writing, nato a New York negli anni 70 circa, e, insomma, è questo quello che ho seguito per tanti anni e che mi ha portato dopo a questo tipo di risultato, sia estetico che concettuale. Ho iniziato semplicemente pulendo la superficie, preparandola in modo tale da poter preservare quelli che erano gli angoli o gli spazi da non dover modificare con la vernice, ad esempio i marmi o le colonnine che avevo pensato di non toccare, le colonnine che stanno tra i vari spazi. La prima fase, subito dopo la preparazione del muro, riguarda il tracciare come se fosse una bozza, come se stessi usando una matita, tutta la parte grossolana del disegno, quindi quello che sono gli spazi che ogni soggetto deve andare a ricoprire.
Quando dico che il mio percorso inizia dai graffiti, parlo del fatto che io ho iniziato a disegnare delle lettere da ragazzini. Dopo 20 anni di disegno sono arrivato a disegnare dei figurativi, ma partendo dalle lettere, nel senso che quel tipo di stile, quel tipo di estetica, quel tipo di atteggiamento l'ho semplicemente l'ho rispecchiato su, appunto, su soggetti figurativi. Posso dire che negli anni questo tipo di attività mi ha in qualche modo donato un'attitudine che quella di sentirmi libero quando disegno e quindi di cercare e trovare sempre soluzioni nuove esteticamente parlando a quello che sono i soggetti che devo rappresentare. Diciamo che devo quella che è la mia spensieratezza stilistica, ecco, sento di dire questo, a tutto quello che è il mio background, il mio percorso da quando ho preso gli spray in mano per la prima volta a 13 anni. Nera, la parte dei contorni verrà fatta alla fine, di conseguenza è bene cercare di lasciare i bordi in maniera più evidente possibile. Ecco. Adesso sto cercando di dividere le tonalità, quelle che userò in un braccio e quelle che userò per l'altro braccio, quindi anche per la mano, e ancora di mettere da parte quelli che sono i colori per lo sfondo, che necessariamente devono essere delle tinte che riescono a staccarsi bene dalle tinte principali del soggetto principale. E quindi sto facendo questo lavoro di differenziazione. Di lavorare in questo contesto, nel contesto del quarto municipio, proprio perché il progetto si sviluppa qui. E inizialmente abbiamo fatto questo giro nei vari Carbonara, Celle, Santa Rita e Loseto, e abbiamo visto una serie di posti. Quello che a me sembrava più adeguato alla mia estetica e soprattutto a quello che poteva essere l'interazione con chi vive il posto è stata la scuola. Anche perché inizialmente, pre-Covid, si pensava di dover interagire con i ragazzi tramite un laboratorio e la cosa mi interessava moltissimo. Poi, vabbè, causa pandemia abbiamo dovuto cambiare i nostri piani, quindi ho dovuto lavorare in solitario. E questa roba qui di controcolpo mi ha permesso semplicemente di essere un po' più libero, anche se mi avrebbe fatto piacere avere a che fare con i ragazzi, proprio perché credo che avrebbero potuto semplicemente, ecco, io non voglio fare discorsi pesanti o chissà quanto profondi, io credo che i ragazzi in un posto dove, come la scuola, che spesso e volentieri purtroppo vivono in maniera difficile, credo che questo tipo di attività e poter avere a che fare con una persona come me che è poco più grande di loro e che ha la fortuna di lavorare con una cosa che ama, poteva dare degli stimoli a questi ragazzi, ecco, quindi solo questo, niente di più profondo, ma qualcosa di molto semplice come questo. Questa era la cosa che mi interessava molto. Allo stesso momento c'è stata l'interazione, semplicemente mi hanno visto qualche volta, abbiamo parlato qualche volta, niente di più. E pazienza, va bene così.
a sviluppare in maniera adeguata. Senza questa larghezza, senza questa altezza, sarebbe stato un po' più difficile rappresentare questi soggetti in maniera proporzionata. Sono contento. Sto, essendo questi spray ad alta pressione, sto sgasando un po' lo spray, cioè in questo modo esce solo il gas e non la vernice, e quindi ho la possibilità di usare una pressione più bassa e maggior tempo di realizzazione pratica, ho più tempo a disposizione per eseguire il tratto. Della fase finale c'è stata tutta la fase del ritracciare il disegno, ho scelto di tracciare il disegno con semplicemente con il nero, perché l'estetica che spesso adotto è un'estetica che si riconduce un po' al fumetto, un po' alla grafica bidimensionale, e quindi mi piace rappresentare i soggetti in questo tipo di direzione, campendo in maniera netta con i colori e usando poche sfumature. Dopo aver finito questo tipo di fase qui, sono passato all'ultima fase, che è quella dei ritocchi, dei colpi di luce e dei riflessi, fino all'ultimissima fase, che è quella di togliere tutte le coperture, gli scotch e le carte che avevo messo inizialmente, per evitare di sporcare appunto le parti che non avrei voluto dipingere. Quindi diciamo che tecnicamente è questo quello che ho fatto. L'idea del disegno nasce da quello che secondo me ci stiamo vivendo ultimamente, noi come società. E quindi quello che ho voluto rappresentare può sembrare banale, però allo stesso momento secondo me è molto diretto, e credo che in un ambiente come questo, scolastico, sia una cosa bella da poter rappresentare. Di conseguenza, dicevo, quello che ho rappresentato non è altro che una stretta di mano, quindi uno dei simboli più conosciuti, più usati, anche inflazionati, se vogliamo
se vogliamo essere un po' puntigliosi. Quindi la stretta di mano, due mani che sono molto diverse tra loro esteticamente, stilisticamente, però che hanno bisogno di contatto e hanno bisogno di in qualche modo scambiarsi energie. Io penso sia un argomento piuttosto importante oggi come oggi, quindi ho voluto rappresentare questa cosa qua. Allora, la stretta di mano perché a me interessava rappresentare una sorta di la possibilità di comprensione tra delle culture diverse e tra delle etnie, insomma tra la diversità, che a mio parere è quello che permette la bellezza di qualunque cosa, nel senso che io sono abituato a guardarmi intorno, a prendere spunto da quello che vedo in giro, nella natura spesso, per poi esprimermi. E quello, una delle cose che mi attira e mi attrae di più è proprio la diversità di tutto quello che vedo, perché quando devo rappresentare un animale mi rendo conto che di quel tipo di animale, di quella specie, ci sono innumerevoli sottospecie. Quindi questa è una delle cose che mi attira ed ho voluto rappresentare appunto tramite i due stili diversi dei soggetti che ho usato. Troviamo le porte di Carbonara, siamo nell'alveo del torrente La Fitta o Fitta. I luoghi che visitiamo e nei quali ci troviamo sono due strutture rupestri affiancate a 90 gradi tra di loro. La prima, la più grande, è un monastero laboratorio, dove si viveva, si pregava e si lavorava. La seconda invece è la chiesetta annessa per lo svolgimento delle funzioni religiose che potevano interessare sia i monaci che vivevano nel monastero e sia anche tutta la popolazione che abitava nelle strutture di Progei che circondano l'area interessata. Varco di accesso alla tomba del monaco più anziano, posizionato alle spalle dell'altare, non più visibile.
Il periodo temporale a cui si fa riferimento non possiamo definirlo con precisione fino a quando degli scavi archeologici in sito non ci produrranno dei reperti materiali, ovvero dei reperti archeologici, che permettono facilmente la datazione dei manufatti. Comunque, per quanto riguarda la chiesa, è una struttura molto antica, probabilmente riferibile al VI-VII secolo d.C. È una struttura unica nel suo genere, perché ha conservato al suo interno gli affreschi originali di natura aniconica, policroma, nelle sfumature del rosso e del nero. Perché è importante la chiesa? La chiesa è importante perché conserva la sua originalità, cosa che non è comune nelle altre chiese rupestri. Forse non è comune neanche in tutte le altre chiese presenti nell'Italia meridionale, e non voglio essere eccessivo, forse è un pezzo unico in Italia. Vedi l'altro affresco, Fabio? Barbara, lo vedete? Tenete il telefonino, si vede. Affreschi aniconici, policromi, nella tonalità del rosso e del nero, che girano intorno alla struttura dell'arco. Una croce bizantina a cui manca un braccio, il sole, l'universo, la croce di Cristo, con l'anagramma Jesus Nazarenus Rex Judearum. E vedi se ritieni opportuno. Va bene. Fotografarlo. Scientificamente è molto interessante, proprio per la originalità del ciclo pittorico che è rimasto intatto, così come l'hanno realizzato i monaci dell'epoca. Di questi beni ricadono in proprietà privata. Comunque sono beni vincolati dalla solidarietà archeologica. Il discorso della proprietà privata rende più difficoltosa la fruizione e la conservazione di questo bene, visto che i privati non hanno fondi necessari a poter realizzare delle opere di restauro, che certamente non costano poco.
questi luoghi sono beni comuni, sono beni che la mia generazione sta trasmettendo, almeno nella conoscenza, alle generazioni che mi seguono, nella speranza che venga un giorno in cui le autorità preposte mettano mano alla salvaguardia del patrimonio locale. Posso dire a caldo l'impressione che ho, ovviamente nell'esecuzione, che richiede veramente una grande concentrazione, cioè proprio è una superficie molto particolare, piena di ostacoli, però non è, diciamo, l'idea portante è proprio la forma e la luce. E questo è interessante perché sì, mi era capitato di lavorare con la luce in questo modo, ma cioè guidata dalla luce, ma in questo modo è totalmente diverso. È proprio l'associazione di questi due elementi, lo spazio e la luce, qui hanno proprio ti porta in un'altra dimensione, totalmente.
Non ti senti particolarmente umana, ma ti senti più qualcosa che si muove, che non ha consistenza, ma che si muove così come si muove la luce. E quindi ti senti ombra, cioè proprio questa sensazione, e anche di aderenza, anche se non lo sto toccando, ma di aderenza proprio alla struttura, e quindi prendere le forme della struttura. È divertente. Il mio interesse è solo quello di lanciare un messaggio alle generazioni future e proteggere per quanto possibile e salvaguardare questi luoghi attraverso lo strumento della conoscenza. Cioè, se tu non conosci, non puoi valutare la bellezza. Se tu invece conosci la realtà dei luoghi, puoi valutare quello che io sto dicendo. Realizzare uno spettacolo di arte contemporanea va proprio nella direzione che io ho indicato. Perché? Perché uno spettacolo del genere valorizza e mette a conoscenza di tutti l'esistenza di questi luoghi. Vorrei ringraziare le reti civiche urbane che hanno permesso la realizzazione di questo mio sogno. Sogno che mi turba da quasi 40 anni, da quando ho scoperto personalmente questi luoghi che erano inaccessibili perché ricoperti di immondizie. Due gomme. Sì. Va bene? Mm-hmm. Malatissima. Perché adesso che comunque nessuno lo pronuncia bene il nome. Dietro deve scendere fino alla scollatura del vestito. Ok. Dove parte la gonna. Ah, dove parte la gonna allora. Esatto. Ah sì, bravissimo. Sì, punto questo, sì. Solo che non attaccato così, ma intrecciato. Capito come? Hai messo così? Oh. Così. Vabbè, lascio così, non fai mistero. Dove te le posso mettere? Lì, butta lì. Okay. Un dettaglio. Pensavi fossero troppo forti. Eh,
ti metto un po' di mascara, la vasellina sulle labbra per le lasciare molto naturali, sì. Ok. E allora vasellina pure sulle labbra e le lasciamo pure il suo incarnato naturale delle labbra, va bene? Ok. Su questi scatti per ogni rotation facciamo tre tipi diversi, quindi uno largo, quello da prendere tutto il contesto, uno più stretto, un mezzo busto, per prendere viso e costume, e l'ultimo su un dettaglio, che può essere una mano, il viso, gli occhi, i capelli, vediamo un po'. Ok. Allora, vai con tutto il corpo verso la luce. La cosa è un piace molto, però vieni più qui, vieni più tanto qui. Che lascialo cadere.
Su lei in esposizione, pensando di fare un formato stretto e lungo, quindi questo qui verrebbe tagliato. Thank you.
Come vi avevamo anticipato, abbiamo ora in collegamento Grazia Albergo, presidente del quarto municipio. Prima del suo intervento volevo chiedere un po' a Carmen di presentarla e spiegarci un po' che ruolo ha avuto nell'ambito di questo progetto. Grazia Albergo è stata fondamentale per creare un ulteriore collegamento con il territorio. Nella fase più difficile dell'emergenza sanitaria, lei è stata veramente fondamentale per riuscire a individuare gli spazi che poi abbiamo utilizzato, anche per capire da un punto di vista burocratico se potevamo agire in questi luoghi. E lei ci è stata veramente di grande aiuto, ci ha dato la possibilità di poter agire liberamente e è stata importante e la ringrazio e spero veramente che avremo ancora occasione di collaborare insieme in questo progetto. Bene, allora salutiamo Grazia Albergo, alla quale vorrei chiedere quale ruolo e che soprattutto che impatto ha avuto il Festival Creazioni, quindi le tre residenze, sulla comunità del quarto municipio e soprattutto quanto sarebbe importante per il territorio mantenere il contatto con gli artisti che hanno dato vita a queste residenze. Allora, innanzitutto grazie per questo invito che mi dà la possibilità di raccontare quella che è la mia percezione come presidente del municipio di questa esperienza del Festival Creazioni. Relativamente alle domande che lei mi ha fatto, io ritengo, per la prima domanda, che di poter parlare di un impatto sicuramente positivo, proprio perché si sono intrecciati sapientemente luoghi, persone, esperienze, linguaggi. E fondamentale, soprattutto nella prima fase del festival, è stata il coinvolgimento, la sinergia, la collaborazione con l'Istituto Calamandrei, perché diciamo, si è rivelato un punto di riferimento per le attività stesse del festival in primis, ma poi anche, in secondo luogo, ha messo in evidenza quello che è l'importanza del ruolo della scuola come agenzia educativa in un territorio che si apre a nuove esperienze, proprio la scuola intesa come una finestra sul mondo, una finestra sul territorio. Io credo che sia stata vincente anche l'idea di casa intesa proprio come abitare lo spazio, con un, a mio avviso, significativa anche condivisione di una dimensione green intesa come un valore, come uno stile di vita da trasmettere, da condividere con le nuove generazioni, ma da trasmettere loro, quasi una sorta di affidamento, una sorta di investitura. E credo che questa dimensione green ci possa aiutare tutti, ma soprattutto, e io qui parlo anche come insegnante, i giovani, le nuove generazioni, possa essere importante per giungere ad una nuova formulazione del concetto di bellezza, una nuova visione della bellezza del territorio, dello spazio che si abita, delle relazioni. Importante poi anche, per quanto riguarda la seconda fase del festival, parte appunto denominata residenze, è stata importante anche questa fase, io ritengo, perché ha rinforzato proprio il legame con il territorio e con i luoghi che lo caratterizzano, con diciamo una zoomata su quella che è la storia dei diversi luoghi, grazie anche a tutte figure diciamo presenti sul territorio che conservano diciamo, un bagaglio di conoscenze storiche che condividono piacevolmente con quando insomma se ne presenta l'occasione. Per quanto riguarda invece la seconda domanda su importante il rapporto, la relazione con l'arte, con gli artisti. Io credo che non si possa rispondere che questa relazione non sia importante. A mio avviso invece bisognerebbe lavorare un po' di più sull'acquisizione della consapevolezza dell'importanza dell'arte come valore aggiunto della propria esistenza e credo che il festival si sia speso molto anche per questo. E
Così, per concludere, volevo esprimere il mio ringraziamento a tutti quelli che si sono messi in gioco, dal primo all'ultimo, per fare in modo che questo festival raggiungesse l'obiettivo, che era appunto quello di valorizzare e animare il Municipio 4. E credo che l'obiettivo sia stato abbondantemente raggiunto. Permettetemi un ringraziamento particolare a Carmen De Sandi, ad Abra Lupoli, però vorrei anche ringraziare il dirigente della scuola dell'Istituto Calamandrei, il professor De Nitti, ma anche la professoressa, la vicepreside Dalmaso, tutti gli alunni che hanno partecipato e le famiglie che hanno creduto, diciamo, in questa bellissima proposta formativa. Bene, ringraziamo Grazia Albergo, presidente del quarto municipio, per questo suo intervento e siamo quasi giunti al termine di questo evento. Quindi come insomma, in ogni serata conclusiva è doveroso, Carmen, credo, fare dei ringraziamenti finali. Ti lascio la parola. Assolutamente sì, volevo ringraziare sicuramente l'Istituto Calamandrei, la professoressa Dalmaso e il professor De Nitti appunto per averci accolto. Voglio ringraziare Abra Lupoli, la coordinatrice della rete civica, che ci ha dato una mano sempre nella realizzazione di questo progetto durante questo periodo molto, molto difficile a causa dell'emergenza sanitaria. È stata veramente importante per creare un ulteriore collegamento con il territorio. Voglio ringraziare Raffaele De Rosa che con tanta pazienza ha raccontato molto a noi di questo territorio. Molti di noi non sono di qui, quindi hanno dovuto scoprire il luogo in cui lavorare. Voglio ringraziare Vito Antonio De Angelis, il proprietario dell'Ipogeo che ci ha appunto ospitato. Voglio ringraziare nuovamente Grazia Albergo, voglio ringraziare Vito Manolascina che ci ha permesso di essere qui in questa splendida location. Voglio ringraziare Barbara Mazzetta che mi ha accompagnato in tutto questo percorso e tutti gli artisti che hanno lavorato e grazie anche a te, Alessandra. Grazie, figurati. Anzi, noi ringraziamo anche tutto il pubblico che ci ha seguito online e diamo appuntamento, speriamo, insomma, presto alla prossima edizione del Festival Creazioni. Ringrazio Carmen De Sandi per essere stata qui con me. Grazie a te. Ospite e buona serata a tutti. Thank you.